Ecco, è su questo che mi interessa capire la sua posizione, ecco, senatore. Io su questo dico che devono essere i lavoratori, attraverso la loro intelligenza collettiva, che è il sindacato, a valutare se i sacrifici che vengono loro richiesti in una data situazione, nelle circostanze date, siano accettabili oppure no. Qui sì, per esempio, il sacrificio è di avere dei turni che consentono all'azienda di saturare l'utilizzazione degli impianti per 6 giorni alla settimana, e con settimane di sei giorni alternate con settimane di 4 giorni di lavoro, e che comportano anche lavorare la notte del sabato, e comportano una deroga al limite posto dal contratto nazionale in materia di straordinari. Qui i lavoratori della Campania, i lavoratori di Pomigliano devono chiedersi: questo regime è tutto sommato accettabile rispetto alle alternative di cui disponiamo oppure no? Questo è il ragionamento che devono fare attraverso la loro intelligenza collettiva, che è il sindacato. Ora, a me non mi scandalizza affatto che su una questione come questa ci siano valutazioni differenti tra sindacati diversi. Siamo in regime di pluralismo sindacale e è naturale che questo possa accadere. Quello che trovo inaccettabile è che in una situazione di eventuale dissenso insuperabile tra i sindacati maggiori in campo, manchi la regola che consente di superare di dirimere la questione, che dovrebbe essere una regola di democrazia sindacale. La coalizione sindacale, che è rappresentativa della maggioranza dei lavoratori, può stipulare con efficacia generale, e quindi senza il timore che la stipulazione venga domani messa in discussione dal sindacato dissenziente, dalla parte minoritaria. Questa è la regola che manca nel nostro sistema di relazioni industriali, e fa sì che queste trattative su piani industriali innovativi abbiano durate infinite e esiti assolutamente incerti, e comunque non possano portare ad accordo se non col consenso di tutti. Il risultato è che il sistema di relazioni industriali italiano si pone nella impossibilità di rispondere in modo tempestivo e adeguato alle sfide dell'innovazione. E non c'è dubbio, non c'è dubbio. Questo tra l'altro è un difetto che ci fa un danno enorme. Pensiamo per esempio alla vicenda all'Italia. Si è visto un sistema in cui o tutte le 8-9 sigle presenti al tavolo erano d'accordo, oppure si perdeva l'opportunità del piano industriale di Air France KLM. Ma i casi analoghi, senatore, nel corso degli anni sono tantissimi. Lei oggi appunto su questo ha scritto un editoriale sul Corriere della Sera, che ripropone ancora una volta il tema della legge sulla rappresentanza. Posso sottolineare solo un'ultima cosa? Rapidamente, perché abbiamo altri ospiti da sentire, senatore. Chiedo scusa. Prego, prego, sia un flash. Volevo dire soltanto questo. E quando si parla di deroga rispetto al contratto collettivo nazionale, non si parla necessariamente di un peggioramento. Deroga significa un modello diverso di organizzazione del lavoro, di determinazione dei tempi di lavoro, che sia meglio o peggio fare qualche straordinario in più per i lavoratori. Non lo si può dire in astratto, può dire soltanto nella situazione concreta il sindacato, che valuta tutte le circostanze. Il vietare drasticamente a priori questa deroga, che è un po' la filosofia che ispira tuttora, nonostante l'accordo dello scorso anno, l'accordo interconfederale, il nostro sistema di relazioni industriali, è un errore che chiude il nostro sistema alla negoziazione dell'innovazione con gli investitori stranieri, e alla fine finisce col danneggiare i lavoratori stessi. Insomma, i lavoratori avrebbero
Il rischio è gravissimo. Avrebbero tutto l'interesse ad avere molti piani industriali tra cui scegliere, ma con questa autolimitazione finiscono con l'avere soltanto Marchionne, mentre avrebbero interesse ad avere tanti altri piani. Grazie senatore, dobbiamo interromperla perché siamo addirittura. Professor Schivardi, su tutto questo, e poi io vorrei tornare un istante, abbiamo veramente pochissimo tempo, sulla sincerità dell'impegno della Fiat, perché poi questo è l'altro aspetto sul quale molto spesso ci si interroga, no? Forse c'è chi dice la Fiat tutto sommato l'Italia non interessa più tanto, per cui quasi quasi gli converrebbe che saltasse tutto quanto, chiude Pomigliano e va a produrre altrove senza tutti questi problemi. Allora, sulla generalità dell'accordo io ripeto che credo sia molto pericoloso caricarlo di significati altri e ragionerei sul caso singolo. Mi sembra che prevalga ancora una logica così da torta data, no? Quando il mercato dell'auto era un mercato chiuso, relativamente chiuso, con aiuti di Stato, per cui era una questione di dividersi questa torta. Qui si è messo sul piatto una situazione in cui si dice la torta non è più data, dipende da quello che facciamo, da quello che fa l'azienda e da quello che fanno i lavoratori e i sindacati. E quindi da questo punto di vista, tornando a quello che diceva Pirani, io quello che mi ha un po' stupito nel rapporto tra sindacati e azienda è che è molto mancato l'aspetto premialità, che io fossi stato un sindacato invece avrei detto. Sono turni duri, è un accordo duro, dopodiché però se raggiungiamo certi obiettivi, la torta si è ingrandita, anche la nostra fetta deve aumentare. Mi sembra questa un modo più moderno. Questa ragione, è una parte manchevole dell'accordo. Comunque, a causa di questa bassa produttività, gli stipendi in Italia languono. E quindi io non credo che sia per motivi diversi, se non per il fatto che per una serie di rigidità non è possibile rendere più produttivo il lavoro e quindi non è possibile far aumentare la dimensione della torta. Mi sembra ci sia anche, insomma, in realtà la manovra di Tremonti nell'articolo 53 prevedeva, anche se non specificava niente, qualche fondo a favore di accordi di questo tipo, e quindi mi ha abbastanza stupito che su questo punto era scritto sull'acqua. Era scritto sull'acqua, onestamente. Non ho mai visto nulla di più fumoso come di quell'apparato cosiddetto per sostenere la crescita che è stato infilato dentro la manovra. L'ho ribadito anch'io che non c'era niente da fare. Veramente pezzi a colori, devo dire. Risposta flash alla domanda di Massimo: qual è la vera intenzione della Fiat? Userà la FIOM come pretesto per lasciare l'Italia? Ma io non faccio lo psicologo, però non mi sembra che ci sia bisogno di mettere in piedi tutto questo ambarabam se ne vuole andare. Come l'hanno fatto, a me la cartina tornasole è stato Termini Imerese, lì hanno detto questo è uno stabilimento che non funziona, lo chiudiamo. Quindi quando vogliono, quando, lo dicono quando, esplicitamente. Quando il ministro ha detto vi diamo gli incentivi se lo tenete aperto, loro hanno detto no, questo non ci interessa. Quindi a me sembra un po' fuori dal loro modo di operare, dopodiché io non so se abbiano... Vedremo. Grazie al professor Schivardi.